control. No dark sarcasm in the classroom. Ci troviamo all'interno della sede della S Cutro, più precisamente siamo all'interno dello stadio comunale di Cutro e siamo in compagnia del già presidente ma attuale dirigente, anzi diremo storico dirigente appunto della società calcistica cutrese, Pino Belvedere. Oggi abbiamo voluto dedicare questo spazio al Cutro Calcio in quanto dalla nostra ricerca è l'associazione più longeva del territorio cutrese, un'associazione che continua a svolgere la propria attività. E per questo appunto abbiamo coinvolto il signor Belvedere che ci racconterà inizialmente dei cenni su come è nata questa associazione e poi su come si è svolta questa attività che ormai dura oltre 50 anni. Presidente, quando è nato il Cutro Calcio? Beh, come hai detto bene, sono circa 50 anni che esiste l'associazione sportiva Cutro Calcio ed è nata con l'intendimento di alcuni allora dirigenti volenterosi che si sono associati nella S Cutro e sono, anzi inizialmente nell'Unione Sportiva Cutro, US Cutro, successivamente AS Cutro, e quindi hanno fondato questa associazione sportiva che ormai dura da circa 50 anni, sono 47 anni precisamente, ufficialmente 47 anni, ma l'attività era iniziata già precedentemente. È iniziata nei primi anni 60, quando allora venne a Cutro un francescano, padre Ilario Restelli, che organizzava i giovani nell'Azione Cattolica, quindi iniziava anche a fare alcune partitine di calcio. A un certo punto si accorse che non c'era un vero terreno di gioco, un campo sportivo, perché allora il comune non l'aveva, e quindi attraverso, diciamo, l'offerta dei cittadini, una questa insomma, quindi raccolse dei fondi dai cittadini e riuscì a individuare un terreno di gioco che è l'attuale terreno di gioco, 21.000 metri quadrati di terreno, che riuscì ad acquistare da un privato e quindi a trasformare questo terreno di gioco a destinarlo come campo sportivo. Il terreno, regolarizzato con un atto notarile nel 1970, di proprietà della diocesi, negli anni 80 divenne proprietario il comune di Cutro. Artefice di questo trasferimento è stato l'allora sindaco Francesco Voce, Ciccio Voce per tutti, perché così era conosciuto Ciccio. Beh, Ciccio Voce non è stato solo il sindaco di Cutro, ma per la S Cutro è stato un calciatore, un dirigente fondatore, quindi ha dato l'anima per far decollare questa società sportiva. Fu proprio lui, durante il suo mandato, a fare una permuta tra la diocesi di Crotone Santa Severina e il comune di Cutro.
Da allora il terreno di gioco è comunale, parliamo degli anni 80, e praticamente poi successivamente con alcuni progetti fu realizzata la recinzione esterna, gli spogliatoi e successivamente ancora le due tribune attuali che ci sono. Quindi Francesco Voce fa parte della storia del Cutro Calcio. E bisogna anche dire, per onestà di cronaca, che il terreno di gioco del campo di Cutro, dopo quello di Crotone, è stato uno dei primi campi ad avere il manto erboso, quindi anche in questa direzione siamo stati fortunati, lungimiranti, insomma, ma siamo riusciti ad avere nella provincia questo terreno di gioco in erba che ci invidiavano in parecchi. Nel 65 fu fondata quindi l'AS Cutro e alcuni soci riuscirono a iniziare un campionato, allora era di seconda categoria, e quindi fondarono questa associazione. L'associazione che è rimasta sempre all'apice del calcio dilettantistico regionale. Da allora quasi subito vinsero il campionato di seconda categoria, andarono in prima categoria. Allora l'eccellenza non esisteva, la promozione era la massima categoria, e loro ci andarono nei primi anni 70. Furono anni belli. Diciamo che il primo presidente fondatore di questa associazione sportiva è l'avvocato Francesco Fiumanò, è stato il primo presidente dell'AS Cutro e ci rimase sino alla sua morte, sino a luglio 1987. I soci fondatori di questa associazione li possiamo anche citare, perché sono coloro che hanno fondato l'AS Cutro, e quindi, dicevo, l'avvocato Francesco Fiumanò, il professore Francesco Macri, che è stato vicepresidente dell'AS Cutro sin dalla nascita sino al 1987, insomma, è una figura che sicuramente ha dato molto. E Gregorio Belvedere, il professor Antonio Stirparo, Carmine Chiellino, Domenico Sola, Annibale Derito, Antonio Fiumanò, Giovan Battista Sulla, Antonio Ierullo, Giuliano Grande, Santino Talarico, il professor Antonio Migale, Ercole Virelli, Francesco Voce e Domenico Lamanna. Quindi nel 1965 fondarono questo AS Cutro, successivamente passato come AS Cutro. Tra le figure da ricordare anche il professore Francesco Sesto, Ciccio Sesto, che è stato sempre vicino all'AS Cutro fino alla sua morte, quindi praticamente era attaccatissimo ai colori sociali del Cutro. C'erano molti cutrese in squadra. Allora ricordo Tonino Fiumanò, che era un portiere, Tonino Scandale, lo stesso Ciccio Voce, Michele Colacino, Tonino Morabito, Franco Ierullo, Gino Manna, che è stato un portiere di lungo corso, Salvatore De Letto, il professore Salvatore Sarcone, attualmente docente presso l'Università di Roma. Quindi abbiamo avuto anche dei personaggi che attraverso il proprio lavoro e la propria attività si sono distinti anche nel campo professionale. Tra i calciatori inizialmente che giocavano negli anni 60 bisogna ricordare anche Pietro Lepiani, Salvatore Liperotti è stato anche un attaccante. Una figura mi viene in mente ed è quella di Tonino Ussia,
il fratello di Pasquale Lussia, Tony Lussia, era un calciatore già fatto, era un calciatore che con il pallone faceva tutto quello che voleva, veniva paragonato ad un Mazzola, un Rivera in miniatura, e avevamo moltissime richieste anche di squadre di categoria superiore tra i professionisti, però purtroppo è avvenuta la sua scomparsa prematuramente. Dopo questi allora giovani ne sono arrivati altri come Alfonso Frio, Ezio Belvedere, Danno Belvedere, Abruzzese e così via, insomma, fino ad arrivare poi negli anni Ottanta con i vari Manfreda, Scarfone, Gerace, Lussia, Massimiliano Martino, Salvatore Martino, insomma ci sono state una serie di giovani che è inutile elencarli tutti perché non posso ricordarli e molto probabilmente farei un torto a qualcuno come forse ho già fatto. Negli anni Ottanta altra pagina di storia è la sponsorizzazione che ho fatto quando ero commissario unico della S Cutro con l'allora Banca Popolare di Cutro. Chiaramente fu lì c'è stato lo zampino dell'amministrazione comunale, diciamo, nel senso che siamo riusciti ad ottenere con l'allora amministrazione della Banca Popolare di Cutro, presidente era l'amico Mimmo Voce, il geometra Voce, e abbiamo fatto un contratto di sponsorizzazione che durò per tutto l'arco del tempo in cui la Banca di Cutro ha vissuto, cioè sino a quando non è stata poi assorbita dalla Banca Popolare di Crotone, e quindi da allora poi questo rapporto è cessato. È stata anche, ripeto, una pagina di storia perché ci dava un contributo abbastanza sostanziale, erano 25 milioni. E nel 1986 ritorna in promozione a distanza di pochi mesi, quindi diciamo 86-87 è tornato in promozione, e luglio 87 muore l'avvocato Fiumano, per cui la società un po' si... Quindi là termina la prima fase della società, dove dal 65 fino all'86, sotto la guida dell'avvocato Fiumano, sì. 87, si è andati da una seconda categoria, che era la categoria dalla quale si iniziava, fino alla massima categoria regionale, che era la promozione. E poi c'è una nuova fase per la S Cutro, che era presieduta da chi in quel periodo? Allora, questa nuova fase era un momento un po' particolare, allora non si riusciva a trovare un presidente che potesse guidare le sorti della società, e quindi il consiglio comunale di allora nominò il sottoscritto quale commissario unico della S Cutro. Commissario unico, una gestione che durò diversi anni, fino ai primi anni 90, sino a quando, ecco, furono deciso di rivoluzionare tutto, ma già in questi anni, insieme a poche persone come Alfonso Lombardo, Camillo, Nardo, lo stesso Franco Aiello, Giovanni Manfreda, il papà dell'attuale direttore sportivo, siamo riusciti ad allargare un po' l'orizzonte, abbiamo iniziato a fare alcune, anche a muoverci nel settore giovanile. E nel frattempo nella società sono entrate altre persone come Antonio Tobrini, successivamente è stato poi presidente, Rosario Dragone e Francesco Liperotti. Questi due dirigenti hanno seguito soprattutto per lunghi anni il settore giovanile e la scuola calcio, con risultati lusinghieri, perché si sono adoperati per lunghissimi anni in favore di questa branca della società sportiva, e quindi crescendo in tutti i sensi, culturalmente, anche socialmente e sportivamente, decine e decine di giovani cutresi,
tra cui qualcuno che è riuscito anche a fare strada in categorie superiori. Successivamente iniziarono ad esserci ad eleggere dei presidenti che furono anche quelli degli anni memorabili, perché ci fu la presidenza di Giuseppe Villerillo e subito dopo riuscimmo ad andare in eccellenza. Allora bisogna capire che allora rimanere nel 1987 nella categoria della promozione non era facile, così come non è stato facile restare a galla sì, in tutti i sensi, anche economicamente, nei primi anni 90, quando la promozione, attualmente l'eccellenza, diciamo, ha un costo abbastanza elevato. Bene, ci riuscimmo, e in quegli anni uscirono anche bei calciatori, insomma. Quindi dal 93 in poi siamo andati in eccellenza e ci siamo rimasti. All'epoca il mister era Scarpino, se non sì, ricordo male. Sì, perfetto. L'eccellenza ha visto, oltre che calciatori cutresi, anche degli allenatori di Cutro che hanno traghettato la squadra. Ricordiamo Pasquale Ussio oppure Torino Soda, perfetto, che ha iniziato ad allenare perfetto qui a Cutro. È molto importante la fase che va dalla metà degli anni 90 fino a metà anni 2000, dove appunto c'era prima Pasquale Ussio e poi è succeduto Torino Soda come mister del Cutro, che hanno dato un grosso contributo. Sì, ricordo quando abbiamo dato la squadra a Pasquale Ussio, abbiamo fatto una riunione nell'allora locale di Detroit, insomma. Pasquale Ussio era un calciatore, è stato il primo calciatore allenatore della Juniores che vinse il campionato di competenza di questi ragazzi. Beh, non era facile condurre una squadra di eccellenza. Tra l'altro all'inizio lui anche giocava nel Cutro, perché i primi anni. Perfetto, giocava, e Pasquale Ussio è stato un grande allenatore. Un allenatore che innanzitutto, questo lo voglio dire, non si pagava, non si è mai pagato, anzi ci dava. Forse anticipava qualcosa. Forse ci dava qualcosa, quindi è stato un allenatore dirigente, giocatore che merita. Pasquale innanzitutto ha un grosso archivio, alcune foto che probabilmente voi avete preso sono proprio dell'archivio di Pasquale Ussio, perché per il Cutro Calcio stravede, insomma. Ha conservato tutti gli articoli della Gazzetta del Sud, del giornale che c'erano all'epoca, insomma, poi del Crotonese, e quindi ha un bell'archivio. Pasquale Ussio ha avuto un successo da allenatore, tant'è vero che poi successivamente, quando ha smesso da noi, è andato ad allenare in Serie C come la Nocerina e anche squadre in C1 come l'Andria, quindi attualmente è un importante dirigente della Nocerina in B. Responsabile di tutto il settore tecnico. Tra i tanti meriti che gli possiamo riconoscere, soprattutto il fatto che nei campionati in cui lui allenava, almeno il 50% della rosa, se non di più, era composta da tutti i ragazzi di Cutro. La maggior parte erano giovani cresciuti nel vivaio locale, e lui riusciva a plasmarle, riusciva a dare quella carica agonistica giusta, ed erano effettivamente tutti cutresi, la maggior parte tutti cutresi, perché fare una squadra a questi livelli solo di calciatori cutresi è un po' difficile. Il problema è questo: riesce a crescere dei calciatori, però poi quando arriva a una certa età, o l'università o l'emigrazione, molti di questi partono, per cui sei costretto ad attingere a calciatori dei dintorni, cioè Crotone o anche di Catanzaro, quindi voglio dire, poi non è facile mantenere un organico solo di Cutresi. Come ha iniziato a giocare a calcio Pasquale Ussio?
Innanzitutto in famiglia avevo un fratello che adesso non c'è più e che era per noi un indirizzo preciso, un indirizzo importante di tutta la famiglia, e che era un calciatore, era giovanissimo, e quindi dopo deceduto, giovanissimo, e quindi di conseguenza tutta la famiglia, tutte le attenzioni erano appoggiate sul sottoscritto perché era il più piccolo. Che tipo di calciatore era Pasquale Lussia? Di classe, più di più un portatore d'acqua, possiamo definirlo così? Un giocatore mediocre, un difensore che presumibilmente di grande carattere, di grande carisma, ed ero da piccolo già un tra virgolette un allenatore in campo. Tra quelle giocate, quale partita ricorda con più piacere, con più dispiacere? Qual è quella che le è rimasta più impressa? Ma credo che l'ultima partita che feci, abbiamo fatto uno spareggio, era una città intera allo stadio del Catanzaro, quindi sottoscritto faceva allenatore ma faceva pure il giocatore, e quindi era proprio l'ultima partita prima di andare a Ragusa, vincemmo ai tempi supplementari, e quindi in 9 contro 11, quindi tutta la città intera ha festeggiato la permanenza, l'eccellenza, facevo gli ultimi anni che giocavo, è stata un'esperienza indimenticabile, anche perché era la mia città, quindi ci tenevo tanto a lasciare la squadra almeno in quella categoria dove la dimensione del mio paese è quella. Ci ha detto da subito che lei più che un giocatore era anche un allenatore in campo. Ha capito sin da quando era giocatore di che poteva fare l'allenatore, ma qual è stato il momento preciso in cui Pasquale si è capito potrebbe diventare il mio mestiere? No, perché quando giocavo, soprattutto nell'ultimo periodo, quando non riuscivo a correre più perché ero uno di molto rapido nel breve, quindi quando ho cominciato a perdere qualcosa dal punto di vista proprio della rapidità, avevo più attinenza a fare il vigile, tra virgolette, in campo, a condurre, a comandare, a spiegare un attimino in campo, e gli allenatori si fidavano perché avevo una certa personalità in campo, e quindi ho capito che presumibilmente potevo fare l'allenatore di calcio a questi livelli. Fra tutti i numerosi giocatori che sono passati sotto, diciamo così, la sua regia, quale è stato il più forte in assoluto che ha allenato Pasquale Lussia? Sono due tipologie di calciatore, presumibilmente il calciatore più forte che ho allenato dal punto di vista tecnico credo Porchia, un ragazzo di Crotone che dopo ha fatto un po' di strada. Dopo Pasquale Lussia è venuto Tonino Soda che è stato uno dei calciatori più importanti del Cutro, ha fatto tutta la trafila come Pasquale Lussia nel settore giovanile, anche lui viene dal nostro settore giovanile, ha fatto in Serie A con il Catanzaro quando ci venne chiesto, e con molta disponibilità noi siamo riusciti a piazzare questo calciatore in un ambito molto importante. È stato un calciatore di Serie A, di Serie B, quindi molto prestigioso. Anche come allenatore, dopo Pasquale Lussia è venuto... Sì, lui ha iniziato sia da calciatore a Cutro, ma anche da allenatore. Ma anche da allenatore, perfetto, sotto la presidenza di un'altra figura emblematica della società.